Buonasera amici bianconeri, appena terminata la partita contro il Verona. 2-2. 2-2, io sono senza parole, sono allibito, sono schifato, non ne posso più, non ne posso più, sia chiaro. Chiedo, pretendo, voglio, esigo le dimissioni di Allegri, perché quando tu capisci di non essere più in grado di gestire un gruppo, devi farti da parte, ti devi fare da parte, chiedere scusa per lo schifo che ci fai vivere ogni volta che la Juventus scende in campo, sempre ammesso che di Juventus si possa ancora parlare, ma questa è la realtà. Cambi senza senso, toglie Ildiz, toglie Vlahovic, mette Alcaraz fuori ruolo, ma di cosa parliamo? E ringraziamo che sia finita 2-2, perché contro i tiri in porta, il Verona 9, forse ci va anche stretto a loro il pareggio. Prima di parlare del video della partita, vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre collegati e aggiornati su tutte le news del mondo bianconero. Ora andiamo a parlare di questo match. Cari amici bianconeri, buonasera. È terminata la partita, come avrete visto, purtroppo, questo schifo, un 2-2 contro il Verona, che ha giocato benissimo. Il Verona ha fatto di tutto per meritare questo punticino, che spero per loro significhi salvezza un domani, perché loro, con 13 giocatori venduti sul mercato, 13 Baroni, che sta facendo di tutto per mettere insieme un abbozzo di squadra, meritano solo applausi, a differenza nostra. Non abbiamo fatto mercato e quindi 2 punti in 4 partite contro 3 squadre che lottano per salvarsi, quindi esclusa l'Inter. Ma Empoli, Udinese, Frosinone, di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Di che cosa stiamo parlando? Scusate, non Frosinone, ovviamente Verona. Di cosa stiamo parlando? Di che cosa diavolo stiamo parlando? È una situazione senza precedenti. Giocatori che non riescono a fare 3 passaggi uno con l'altro. E la colpa di chi è? La colpa è dei giocatori, secondo voi? Sì, sicuramente se fanno degli errori di attenzione o errori individuali, la colpa è loro. Ma come mai tutti i giocatori delle piccole contro cui abbiamo giocato sapevano sempre cosa fare, davano l'anima, si impegnavano, andavano in campo organizzati, mentre i nostri no? Io mi rifiuto di credere che la colpa sia solo dei giocatori. Le cose sono due: o stanno remando contro l'allenatore, e allora in ogni caso bisogna prendere provvedimenti, o l'allenatore non è più in grado di guidare questo gruppo, e quindi bisogna ugualmente prendere provvedimenti. Io sono furioso nel caso non si fosse capito, non si sia capito. Veramente faccio fatica in questo momento, sarà perché è appena terminata la gara, faccio fatica a mettere insieme 2 pensieri di fila lucidamente. Parlando del match, questa Juventus ha dimostrato ancora una volta che se si tratta di mettere in campo energia nervosa, ci siamo, perché prendiamo gol di Folo Russo, gol straordinario, ma riusciamo a segnare, fortunosamente grazie a un calcio di rigore. Nella ripresa prendiamo subito gol, ma riusciamo a pareggiare con Rabiot, perché comunque la voglia di rimontare c'è. Quando poi è il momento di fare nuovamente quello scalino, di saltare l'ostacolo, di passare oltre, di nuovo ci afflosciamo, ci chiudiamo in area di rigore e ci accontentiamo del minimo risultato, e cioè non più la vittoria come era del girone d'andata, ma del pareggio, perché senza un episodio fortunato questa squadra non vince. L'ho detto per tutto il girone d'andata, ragazzi, attenzione, finché la fortuna sarà con noi otteniamo questi risultati. Nel momento in cui la fortuna non ci assisterà più, allora sarà un bel problema. In questo momento non è che non abbiamo fortuna, facciamo schifo, facciamo ridere. Qui non c'è da parlare di fortuna, episodi, come dice Allegri, per giustificare quello che accade. Qui c'è un problema di organizzazione generale, e torno a ripetere, quello che fai durante gli allenamenti si rivede poi la domenica o il sabato come oggi in partita. Una Juventus che non fa vedere nulla in campo significa che durante gli allenamenti non fa nulla, niente di niente, perché questo è il risultato. 2 punti nelle ultime 4 partite. Ragazzi, la prossima c'è il Frosinone, ma poi Napoli e Atalanta. E io vi dico la più sincera e onesta verità, comincio davvero ad essere preoccupato. Ma sono preoccupato, io ero convinto che questa squadra, nonostante Allegri, potesse arrivare tranquillamente al 4º posto. Ma Allegri, con quello che sta facendo, non vuole farci arrivare 4ti, lo dico apertamente, perché le sostituzioni che ha fatto sono emblematiche. Fuori Ildiz, che dentro Alcaraz, un cambio che non ha senso. Mettimi Alcaraz e toglimi un centrocampista, perché oggi i peggiori in campo sono stati i centrocampisti. Locatelli voto 3, Rabiot voto 6 perché ha segnato, se no era un 4, McKennie impalpabile, Kostic inesistente, e nonostante questo chi mi toglie Allegri? Ildiz, che comunque era l'unico che nel primo tempo ha provato a inventare qualcosa. Mi toglie Vlahovic, l'autore del gol, e se vuoi vincere le partite, sei sull'1-1, non togli una punta, ma giochi con più punte. Mi mette Chiesa, il tridente dura 5 minuti,
mi mette Alcaraz, appunto al posto, se non sbaglio, di Yildiz. E cosa succede? Lo mette seconda punta, fuori posizione. Ma secondo voi questi sono cambi di una persona che vuole vincere, che ragiona, o che cosa? Perché onestamente sto cominciando a dubitare di tutto. Adesso vedremo cosa farà il Milan, perché in caso di vittoria passeremo terzi in classifica. Vedremo cosa faranno Atalanta, Bologna e così via, perché rischiamo di farci recuperare anche da loro. Riguardo questa partita, cosa c'è da dire? Peggiore in campo, io salvo solamente Vlahovic per il gol, Yildiz, perché almeno ha provato, ma Yildiz è neanche da salvare, sarebbe un 5,5, non lo boccio di più, perché non è colpa sua se attacchiamo puntualmente con due giocatori ogni volta. Tutti gli altri io li boccio tutti. Rabiot devo dare il 6 appunto per il gol, ma sarebbe un'altra prestazione negativa. Io sono senza parole, ripeto, questa squadra non ha colpe, non ha colpe. Se giochiamo contro squadre che siano piccole, grandi, medie, ma che hanno un calcio organizzato, scendono in campo sapendo cosa devono fare, diventa più difficile per noi se non abbiamo organizzazione. E l'organizzazione non la danno i giocatori, la dà l'allenatore con il suo staff. Io mi rifiuto di credere che l'Udinese, l'Empoli, il Verona questa sera, capisco l'Inter, ma le piccole ci mettano così tanto in difficoltà, giochino meglio di noi. Secondo voi come mai? Come mai? Perché hanno giocatori più forti? Non credo. Duda, Davidovic, Folo Ruscio, che ha fatto un gol clamoroso, sia chiaro. Scusate. Lazovic. Altri, Cabal, che dir si voglia. Magnani. Ma ragazzi, ma questi sono giocatori più forti di quelli della Juventus. Il nostro ex Pereira, Lucca, Tauven, sono più forti dei nostri. Quelli dell'Empoli nemmeno li nomino per rispetto. Ma ragazzi, sono più forti dei nostri giocatori? No. E allora vuol dire che il problema è un altro, è la testa. E se i giocatori, altro scenario, hanno mollato a livello di mentalità, il compito è dell'allenatore di riportarli sulla retta via, di tenere la famosa barra dritta, come hanno dichiarato in molti. Ma nonostante questo, l'allenatore è inutile, perché l'allenatore fa solo danni. Allegri sta facendo solo danni. E domani sui quotidiani io già mi aspetto un punto guadagnato importantissimo contro una squadra che sta facendo molto bene. Terzo pareggio nelle ultime 5 partite con 2 sconfitte, quindi non è che sta facendo così tanto bene il Verona, ma complimenti per quello che sta facendo vista la rosa a disposizione. Ma i giornali scriveranno: un punto guadagnato, non si poteva fare di più, bravo Allegri vista la situazione a far ottenere questo punto. A me viene da vomitare, a me viene da vomitare. Io vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare questo video, un bel mi piace e l'iscrizione al canale per supportarmi e darmi un po' di morale, visto questo scandalo a cui stiamo assistendo ormai da un mese a questa parte. Ci vediamo domani con un nuovo video, non mancate, mi raccomando, e forza Juve, la vera Juve fino alla fine, e prima o poi ci libereremo di lui.